Ciao a tutti, da Fabrizio e adesso andiamo a vedere l'ultimo setting importante che è possibile fare nella VirtualBox nel dispositivo network. Vediamo adesso in questa nuova lezione di spiegare il metodo Host Only Adapter per collegare la vostra virtual machine con il vostro host. Il meccanismo è sempre lo stesso, andate sul software Oracle VirtualBox, cliccate sulla vostra VM col tasto destro e selezionate Attached to Host Only Adapter. Ma prima di tutto è bene spiegare che cosa sia. Con questo termine, con questa terminologia adottata dal software Oracle VirtualBox, indichiamo che alla macchina virtuale verrà assegnato un indirizzo IP, il quale sarà dunque visibile unicamente dalla virtual machine su cui è in esecuzione l'host. Nessun altro computer può accedervi, preciso meglio, perché è una differenza sostanziale. Con questo tipo di connessione creerete una rete che sarà totalmente all'interno del vostro computer host, ossia la rete creata sarà visibile unicamente sul sistema operativo host. Supponiamo che abbiate creato la macchina virtuale VM1 all'interno dell'host 1, quindi host 1 potrà accedere alla macchina virtuale, ma la stessa non sarà accessibile per esempio da host 2. Inoltre, con la rete Only Host Adapter, scusa, la macchina virtuale VM1 può comunicare unicamente, oltre che con il sistema host 1, con le altre macchine virtuali all'interno di host 1. Facciamo un esempio grafico per meglio spiegare il funzionamento. Come potete vedere, c'è le macchine VM1, VM2 e VM3 in arancione che possono comunicare fra di loro e con host 1, ma non possono comunicare con gli altri host e tantomeno uscire dalla rete senza passare da host 1, dove si evidenzia, come potete vedere in questo caso, al contrario che nel NAT e nel Bridged Adapter, la connessione non esce dall'host 1. Inoltre, preso proprio dal capitolo della VirtualBox.org, capitolo 6, vi mostro questo interessante grafico che esplicita